Che ha accompagnato un'intera generazione, ma che dico una, molteplici generazioni. Ci ha fatto aspettare ben 4 anni per arrivare con il suo nuovo album, ma ci ha assolutamente ripagati dell'attesa. È in vetta alle classifiche di vendita e radiofoniche, e più che mai al top. Tenetevi pronti perché la posizione numero 8 è qui con noi, a Top of the Pops, con il mio secondo tempo, Max Pezzoni. Grazie, grazie. Max Pezzali a Top of the Pops. Grazie. Grazie a te Max e benvenuto. Allora, innanzitutto state fermi, facciamo un altro applauso perché Max è al secondo posto degli album più venduti. Grazie. Che arrivano dalla Kermesse Sanremese, quindi congratulazioni. Grazie. Allora Max, l'album si intitola Terraferma, il singolo si intitola Secondo Tempo. La domanda sorge spontanea, cioè in che acque navigavi prima di raggiungere la terraferma
Il tuo primo tempo lo conosciamo, e quindi invece cosa hai fatto nella pausa che c'è tra il primo e il secondo tempo per arrivare poi a questo secondo tempo? Ma diciamo che le due cose sono legate, insomma, nella pausa di questi 4 anni tra un album di inediti e l'altro, sostanzialmente è nato mio figlio, che è un po' l'iniziatore del secondo tempo, perché in qualche modo mi ha fatto capire tante cose, mi ha fatto capire che ormai nella mia vita il protagonista assoluto non ero più io, ma era diventato lui. E quindi quando diventa un'altra persona più importante di te nella tua vita, cominci a riconsiderare tutto quello che c'è attorno e a vederlo con occhi un po' diversi. Certo. E quindi a raggiungere una nuova terraferma, una nuova consapevolezza. Esatto, la terraferma alla fine è lui, no? È il punto stabile, perché poi quando te lo presentano, cioè quando magari il dottore te lo presenta e dice guarda in sala parto presentatevi perché vi frequenterete per un bel po', assolutamente. cioè da lui non potrai più prescindere, no? E quindi è meglio che insomma ragioni anche in termini della sua, nel termini della sua presenza. Assolutamente. Senti, rimanendo in ambito, come dire, di navigazione, sì. Allora so che in contemporanea con l'uscita del tuo album, che è uscito il 16 febbraio, è anche online il tuo nuovo sito. Esatto, abbiamo rinnovato il sito, è un sito insomma che tra l'altro è all'indirizzo maxpezzali.it, è un sito tra virgolette multicanale collegato, nel senso che chi ci segue lì ci può seguire anche su Facebook, su Twitter, insomma ci sono un sacco di situazioni tutte collegate tra di loro, ed è forse il modo migliore per chi insomma segue quello che faccio per tenersi informato non solo di quello che facciamo come promozione eccetera, ma soprattutto poi per le date del tour. Vedi che il figlio anche a questo è servito, che già ti porti avanti quei tempi, dici mio figlio quando dovrà andare a guardare le cose dovrà essere collegato. Sì, no, ma lui già ha 2 anni, ma è già più bravo di me, ma tanto. Vedi che te l'ha insegnato a fare il sito multicollegato. Va bene Max, allora grazie di essere stato grazie qui con noi. A voi dell'ospitalità. Grazie. Ricordiamo a tutti il tuo sito www.maxpezzali.it, perché sappiamo che tu tra l'altro interagisci con i tuoi fan sul sito. Sì, poi c'è Twitter, c'è tutto a posto, tutto collegato. È un mito, lo sappiamo. Grazie, troppo buoni. Allora aspetta, fermatevi. Allora, dobbiamo passare la linea a Gaia con la nostra prossima ospite. Però io ti devo chiedere una cosa, ti adoro in versione parrucca. Quindi assolutamente. Te prego, uno dei prossimi... Cioè... Esatto, le parrucche che ho usato nel videoclip della canzone del mio secondo tempo, cioè sono straordinarie, infatti volevo portarmele via, me le comprerò, ci andrò in giro. Guarda, grazie a Max Pezzali. Grazie a voi. Linea Gaia. Grazie a Max Pezzali.